Dunque, eccoci a Skyhold. Tra l'altro mi sono spulciato i commenti e me l'avevate scritto, bisognava parlare con Elaine. Ma che ne so io dove sta Elaine, mo? Per cui è una parola, cioè me l'avete detto, ma Elaine dovrebbe stare qua, però che ne so io. Una miglioria estetica che testimonia l'impegno dell'Inquisizione nel reclutare ed estrarre i suoi soldati, oppure l'infermeria. Ovviamente l'infermeria sembra più una cosa importante, no? Figo, quindi possiamo anche potenziare il posto e cambiare cose. Piano piano cambieremo tutto, una figata. Cerchiamo questa Elaine, vediamo di prendere sta missione per diventare specializzati qua. Gazzi, sti gazzi, come al solito, sta sempre lì. Elaine, dove potrebbe stare? Magari di qua, no? Dove ci stanno più NPC possibili e immaginabili, di qua dove c'è Solas. Credo. Vanno a trovare gli NPC qua dentro. È come usare lo speed, porco due. Incredibile, non si trova una sega. Dove cacchio devo andare? Chi è questo? Questo non c'ha manco il nome. Elisma questa si chiama, non è la Inn. La follia del generale non Sheridan. Aspetta un attimo, la leggiamo un'altra volta. Qua possiamo consegnare le ricerche. Boom, boom, boom. Nice. Non credo che ci sia. Qua c'è Vivienne. Però potremmo pure parlarci con Vivienne in realtà, perché è da un bel pezzo che non ci parliamo. Rapporto edile. Restauri sovrapposti. Pittura, intonaco, piastrella, intonaco, pietra. Vabbè, i proprietari precedenti hanno effettuato restauri su restauri. Alcuni sono ben fatti, altri li leverei del tutto e ripartirei dalla pietra. La forza di questo luogo sta nelle fondamenta. Siamo qui a lungo termine o l'inquisizione è temporanea? Non lo so, sì, poi vediamo. Però intanto dobbiamo levarci dai coglioni. La situazione Elaine, che io non ho idea minima di dove diavolo sia Elaine. Questa è Elisma. Ok, potremmo però fare questo, vedere da qua. Josephine, Cullen, Cole, sala di guerra. Quindi non ce l'abbiamo Elaine, dobbiamo andare avanti? Sì, a questo punto mi viene in mente che dobbiamo andare avanti e dobbiamo reclutarla. Il velo, vabbè, questo lo sappiamo già. E vabbè, niente, andiamo a reclutarla, ragazzi. Andiamo a sbloccare qualcosa, qualche mission nel Ferelden. E andiamo avanti. Questa specializzazione riusciremo a prenderla prima o poi, perché è mio enorme interesse prenderla. Per un attimo avevo detto, perché c'è una razza che ha la testa da pesce martello, da squalo martello in questo gioco? Cosa mi sono perso? Ed era l'elmo dei cosi. Vabbè. Andiamo al nostro tavolo delle guerre. Prendiamo un paio di cosine e vediamo un po' che dobbiamo fare. Mannaggia, però stavo a pensare, potremmo andare avanti pure con la main quest. Però se poi andiamo avanti con la main quest, dopo diventa un disastro. Ci vuole la specializzazione. Ci serve assoluta. Voglio diventare cavaliere spadacciante lì, quello che. Ah, noi stavamo andando full spear, raga. Addestramento aumenta naturalmente la portata dell'azione di ricerca. Nah. Ottiene raccolto erbe di livello 1. Possiamo switchare. Andiamo con le truppe? L'Inquisizione, vediamo un po'. I sarti antivani sono noti per la capacità di ricavare tasche segrete negli indumenti. L'Inquisizione potrà avvalersi di queste tecniche per costruire e portare un maggior numero di oggetti. Nah. Slot extra pozioni. Nah. Diplomatici. Ah, però aspetta, c'erano le cose truppe. Nuove opzioni di dialogo, dai, queste sono le cose che ci interessano. Indietro. Allora, Ferelden. Vediamo sto Ferelden, che qui ci abbiamo di tutto. Però aspetta, dobbiamo prima vedere nell'Orlé la roba dei rapporti pronti. Vabbè, qua hanno rimediato l'oro. Risorse raccolte, vai. Anello della catena di fulmini migliorata, sfuffa. Costo 30, ci abbiamo di tutto qua. Allora, vediamo. Mamma mia, ma che stai a dire? C'è di tutto qua. Siamo tornati in forza e siamo pronti a servire l'Inquisizione secondo la vostra necessità. Evangeline, amici nella nobiltà orlesiana che potrebbero sostenere la nostra causa. E io ho una certa dimestichezza con i nascondigli usati dai maghi ribelli.
Oppure, se preferite, saremo onorati di unirci alle truppe dell'Inquisizione nei pressi di Val Firmin e affrontare le forze di Corypheus al meglio delle nostre abilità. Al vostro servizio, Rhys ed Evangeline. I rifornimenti di cui parla potrebbero avere valore. Un templare esperto e un mago potente sarebbero una notevole aggiunta al contingente. Assolutamente, mandiamo lui. Tutte e due li voglio io. Pensaci tu, zio mio. Cominciamo da destra qua e poi prendiamo tipo, non lo so. Questi l'abbiamo completati. Questo l'abbiamo completato. Ci abbiamo il disastro nelle vie profonde. Ci buttiamo nelle vie profonde. Potrebbe essere una cosa. Gianni la rossa, c'è bisogno di avi. Non so come si possa avere un'idea del genere, ma devo ammettere che non è male. Tuttavia, la zona da esplorare è piuttosto vasta. Una nota di Josephine scritta su un messaggio di sera. Il modo di rovinare una festa? Api. Conosco un uomo che insegna a metterle nei vasetti in modo sicuro. Pungono parecchio, non sono buone per il miele, ma sono un'ottima arma. Si trova da qualche parte a sud. Sera. Se è lo scontro che vogliono, i miei troveranno la pista. I corrieri. Ma che mandi i corrieri? Ma poveri cristi, vai, facci con le spie tu. I corrieri ci manda questi. Ma guarda un po'. Bene, è deciso. Affrontiamo il magister corrotto che dispone di qualcosa incredibilmente simile a un arcidemone. Non si può negare che siamo di fronte a un nuovo flagello. Abbiamo i trattati di Blackwall e una giusta causa. Il Tedas richiederà solo un pizzico di persuasione. Josephine? Assolutamente, mandiamo Josephine. E facciamo questo casino nelle vie profonde. L'Inquisizione ha ricevuto una richiesta d'aiuto urgente da Orzammar. Torniamo a Orzammar, dimmi di sì. Un terremoto sotterraneo ha fatto crollare una delle miniere di Lirium naniche e ne minaccia molte altre. Come se non bastasse, alcune delle gallerie sigillate che impedivano la prole oscura di invadere le vie profonde sono crollate, facilitando così l'invasione delle orde nemiche. Gran parte del Lirium utilizzato dall'Inquisizione proviene da Orzammar, la cui sicurezza è quindi assolutamente prioritaria. Il terremoto ha creato una fenditura nelle montagne della costa tempestosa, fornendo un accesso diretto alla disastrata regione sotterranea. Costruendo un montacarichi minerario presso la fenditura, le forze dell'Inquisizione potranno arrivare direttamente nelle zone invase dalla parola oscura. Non torniamo a Orzammar, purtroppo, però sembra interessante. Mandiamo i nostri uomini. Decisamente, le truppe. Una squadra di costruzione giunta tra i monti. No, ha creato una montacarichi. Ok, perfetto, accetto il rapporto e vai. Sarah, Dorian, Cole, confermo. Vediamo che succede in questo posto. Visto che siamo in una mappa nuova, magari qui troviamo questa Elain, che in effetti non l'avevamo trovata. Josephine Montelier. E poi riusciremo a sbloccare il coso. Quindi un pochino di spoilerino me l'avete fatto. Però vabbè, non è niente di mortale. Niente di mortale. Anche perché, cavolo, queste cose qui sono un po' sfigazze, no? Ci dovrebbe essere tipo un pirla che poppa dal nulla. Appena fai, che ne so, a livello 10, ti arriva un tizio e ti fa: uè, ecco qui la specializzazione. Cioè non puoi fare che tipo è capace che magari non la sblocchi mai. Cioè non la sblocchi. Immaginatevi, finisci il gioco e non sblocchi mai la specializzazione. Magari le specializzazioni, quelle particolari, sì, ma quelle basi almeno dovresti tipo avere un NPC che ti viene a trovare e ti propone qualcosa. Inquisitor, the workers are almost done building a lift to the deep roads. No darkspawn trouble yet. Sa diventerà nostra moglie. I was told to meet a shape of Volta. She's waiting below. You won't see an Orzammar dwarf on the surface. They have rules about that. Hanno paura di cadere nel cielo. From your tone, I'd guess Orzammar isn't your favorite place. Beh, lei è un nano di superficie. Cloud gazers like me aren't allowed in the city. The lift's ready for you. Cloud gazers. Un ascensorino proprio niente male ci hanno fatto, ragazzi. Guardate che qualità. Try not to shift around and keep back from the edge. It's a long way down. Bene. Che figata. Stupid darkspawn. Che figata. You're much more likely to hit rock. Still their house. Message sent. Is it me or is this the slowest lift ever constructed? It's better than climbing down. I could do with some music. Something with a flute.
palms calloused, clutching, clawing. Certo che adesso che ho nascosto gli elmi e Cole non ha il cappello. No, Cole senza cappello, ragazzi. Errori enormi. Devastata la faccenda qua giù, cavolo, un casino. Bella sta musica, ci piace. Margot, Novrik, your names will not be forgotten. You must be Shaper Volta. A trustful eye, Inquisitor. The Shaper it welcomes you to the Deep Roads. Ma non ho capito, ma praticamente da Orzammar in questo Dragon Age ti mandano le nane più sexy del reame praticamente ogni volta. Sentiamo How questo. How many dwarves have you lost? More than we can count. The mining caste has suffered greatly. Our situation has worsened since we contacted Skyhold. Ah, presa bene. Senti qua, terremotino leggerino. The Hulk collapsed this mine and shattered a seal, keeping the Darkspawn at bay. The Legion of the Dead hasn't been able to mend the broken seal, and we can't afford to lose any more Lyrium. Si è acceso il cane del vicino, come al solito. Certo, vi aiuteremo volentieri. The Inquisition stands ready to aid Orzammar. Without a steady lyrium supply, things on the surface. Ma non lo dire così, che è brutto. Sembra che lo facciamo solo per il lyrium. Ma guarda un po', ma state zitto. Oh. Apologies for pushing you. I fear the damage that tremor caused. Follow me to the Legion camp. Follow me to the Legion camp. Di qua non possiamo andare. Io uso... Oh, ma ho livellato con... Ah no, vero, certo che ho livellato. Avevo detto di tenere il punto. E lo teniamo. Vado avanti con Dorian perché... Alla va avanti secco a menare e quindi non lo lascio andare da solo. Beh, un posticino niente male questo qua, eh. Ma qua c'è qualcosa da climare. Guarda te, reclama dove stava. Ma pensa un po'. Fenditura della costa tempestosa. Da questa spaccatura sono visibili alcune sezioni delle vie profonde. Le rocce dilaniate dai recenti terremoti sono un'occasione per approfondire la storia del mondo, a patto di fare attenzione a dove si mettono i piedi. Beh, lì giù si vede qualche pezzettino di via profonda. Effettivamente. Erbacce qua che ne avrò lootate 100 miliardi di... Cos'è sta arrivando? No. Ok, vabbè, non ci ha fatto nulla. Aia. Ma vacchia che era. C'è un bel po' di vita il ragazzone, devo dire. Se la cavicchia. What? Per sfuggire alla presa dell'ogre usa l'abilità che produce un effetto fisico di stordimento, respinto atterramento. Ma che me frega. Mi devi fare lo scudo però, zio mio. Niente, non ce la fa. Io bello, fai sto scudo. Cioè, in realtà lo tanchiamo senza problemi sto ragazzone, però. Ah, ma è immune a qualsiasi cosa questo. Ai danni no, però lo vedo che ai danni non è immune. A questo, niente, gli posso fare la bomba e posso fare lo scudo agli altri. È il momento di attaccare ora che non sta focussando noi. Porco due, Sera, levati dalle palle, Sera, vabbè, ma porco due. Bloccato dal brecciolino, da un sassolino di un centimetro. Ce la fai, zi?
Sera, ce la fai tu ad allontanarti, per l'amor del cielo? C'ha veramente un paio di HP sto ragazzo, devo dire. Esile, vai a tirare su lui, Dorian. Dai che è quasi morto sto coso. Ah, è vero. Oh no, 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 no. It's not focused on us. Now's the time to attack. Non è un gran fight divertentissimo questo, devo dire. Ho visto fight più divertenti. Cioè, praticamente è andato, mo, però... Madonna, questa è rimorta un'altra volta, io non c'ho parole. Che in effetti potrei anche allontanarla. È solo questo sistema di movimento è così sfortunato che veramente, mamma mia, mi cascano le palle solo a pensare dove lo sa. Quello con la telecamera indietro. C'ha veramente una fracca di vita. Senti, sai che c'è? Io faccio pure questo, va, così almeno mi fa un po' dei danni. Uccisore di giganti, wow wow, non è stato facile per niente, devo dire. Il sistema di movimento veramente mi fa morire gli occhi. Cura dopo l'uccisione, 10%, figo. Wow, 4,34. Wow, 4,34, questo è enorme. È più potente di tutto quello che lui c'ha, ma lo può usare, no? Perché ci vuole il livello 21. Wow, che botte che tira quello lì. Poi c'era un accessorio, mi pare, un anello, che cazzo che era, non mi ricordo, già mi sono dimenticato, che cazzo avevo droppato. Ah, sì, quello che ti dà questo qua, assorbimento vitale superbo. Sai che c'è? Lui gli avevo messo roba veramente a buffo. Infatti gli levo pure questo, magari trovo qualcosa, colpo esplosivo. Ce l'aveva colpo esplosivo lui? Io lo metto, ma che ne so. C'hanno dei nomi così basic ste spell che non mi ricordo neanche. Ma qua tra l'altro come cacchio faccio io? Ho usato qualsiasi cosa. E mo che fa? Che gli racconto mo ai mob? Che non c'ho più le pozioni per fare niente. Io devo scendere qua nelle vie profonde. Ah, c'è un campo qua davanti, meno male. La spuzza dei Darkspawn. That's the broken seal ahead. It is worse than I thought. Dateci il campo, per favore, che stiamo sturatissimi. I Darkspawn su questo Dragon Age, pure sul 2, no, un po' dei secchettini, non sembrano molesti e violenti, sembrano quasi dei non morti. Invece sull'1 secondo me vanno azzeccato di più lo stile dei Darkspawn. Quella cosa, la legione dei morti. Pure gli ogre, boh. È un ogre questo, cos'è?
Due ogre. No, questi sono dei, delle vie di mezzo, tipo. Tra i Darkspawn classici e gli ogre. Sì, non mi ricordo. L'avevamo fightati pure, però non ricordo come si chiamano. Guarda che Bomberman. Dobbiamo andare ad accendere le micce, mi sa, eh? Sì. Ah no, devo difendere il sigillo. Never mind. Ok. Ma ce ne sono... Ecco, infatti, dicevo, ce ne stanno tipo 7000. Che paio di palle. Non mi... non riesco proprio... Porco due... È quasi ingiocabile a volte quando c'hai più nemici intorno, praticamente. È quasi... senza quasi, è ingiocabile. Vabbè, comunque... tira questo, mantello delle ombre, tu fai scoppiare tutto qua. Tu vai a tirare su cosa che non so dove diavolo è morta, qua da qualche parte, ma il gioco non me lo fa vedere. Eccola qua. Perché non posso ressarla? Che è invisibile per qualche motivo. Sono tutti morti, tra l'altro, o sbaglio? Ma ste micce noi le possiamo accendere? No. Dobbiamo solo uccidere Tot Prole Oscura. I nani sono extra mega morti tutti in un secondo. Non è servito a niente. Tra l'altro noi non abbiamo neanche più le pozioni. Dorian, però devi usare questo. Cioè, gliel'ho cliccato 6 volte, non lo fa... Non rispondono i personaggi. È proprio una merda come funziona. Certe volte, porco due. Io qua ci stiro, raga, mi dispiace. Mi servivano gli HP. Mo però il problema è, mi servono gli HP, io devo tornare indietro nella mappa. Questa è un po' una cosa un po' merdosetta, devo dire. Quindi non possiamo andare qua davanti. Io devo tornare indietro, devo tipo fare indietro mappa. Mi tocca veramente viaggiare a Skyhold, cioè. Capite quanto è brutta questa situazione? Molto brutta. Ci faceva comodo forse un tank lì, non lo so. No, non credo. No, va bene con Call, va bene. Un po' sfortunata sta. A volte ci sono dei fight, sono proprio sfiguts. Proprio sfiguts. Poi mo il fatto di dover andare... Era questo, no? Raggiungi... Che poi... Ah, ecco, tra l'altro, The Descent. Questo me l'avete... Ah, stiamo entrando nel DLC. Oh, siamo entrati nel DLC. Molto bene, confermo. Quindi stiamo entrando ufficialmente nel DLC. Ok, tutto chiaro. Oltre a creare nuove armi e armature, nella fucina e schiavo puoi anche personalizzare l'aspetto della tua base. Cosa che... anche sti cacchi. Però abbiamo un sacco di cose da fare. Abbiamo tante cose. Allora, mo bisogna andare giù. Io voglio giocare con Sera adesso. Riddi. Oh.
Una lettera mai recapitata di un minatore. Messer Gavorn, non devo ricordarvi quanto la casta dei minatori sia essenziale per Orzammar, ma pare che neppure gli antenati sappiano quanto è stata l'ultima volta, quando è stata l'ultima volta che avete visitato i ricordi. Il nostro regno è sopravvissuto solo grazie al commercio di Lirium. Certo, permette di riempire i grossi forzieri dei re affinché egli possa partecipare ai piccoli conflitti che scoppiano in superficie, ma al profitto si accompagna sempre il pericolo. E se le scrivo per informarvi... E se scrivo per informarvi che i terremoti minacciano una delle nostre miniere più importanti, mi aspetto una risposta immediata. Sta accadendo qualcosa di inspiegabile. I ratti delle miniere escono dai pozzi con storie inverosimili. Perfino i miei compagni, uomini e donne, sono con i quali lavoro fin dall'infanzia, sostengono di udire qualcosa in quelle scosse. Non voglio sapere chi o cosa manderete in nostro aiuto, ma fatelo alla svelta. Minatore Ordel. E qua non abbiamo fatto in tempo, vabbè. O meglio, in realtà sì, perché magari arriviamo... Ah, guarda, qua pure. Arriviamo in tempo per fermare la cosa. Mi chiedo se fare adesso il DLC per puro caso possa essere la scelta giusta o meno. Forse i nemici sono troppo difficili, io questo non lo so. Però noi ci proviamo, vediamo che succede. Vediamo che succede, se poi vediamo che facciamo fatica e non riusciamo ad avanzare, non avanziamo. Sembra abbastanza giusto. Trial and error, no? Non ci rifalco. Lo posso skippare? Si può? Me lo devo ripippare tutto? No, non no. Ok, posso non pipparmelo tutto quanto da capo, perché sennò... Vai Gordano. Cabbo è morto Dorian, ragazzi. Io non comprendo, non riesco a capire. Cioè, lui sta qua, dovrebbe stare... Eccolo qua. Dicevo, dovrebbe stare un pelino più avanti, ma non si capisce una sega. Cosa... Perché questa modalità è così merdosa? È la cosa più brutta che sia... Mamma che botta, coffioso. Buono, vai, danni away, go. C'è un urlo karma armaturizzatissimo. Sì, però bisogna pure levare questi dalla picture qua, perché sennò non ce la facciamo. Mazza che cricca, oh, e questo da dove veniva? Beh, ho capito, me la molli lei, per favore. Cioè, mi lasci in pace un attimo, te ne prego.
Che scontro sudato, eh? Non riesco. Ah, lui è morto qua, ok. Mortacci tua. Ok, questo l'abbiamo fatto fuori. Vediamo se col veleno riusciamo. Niente, è immune. Però ormai ci siamo, l'abbiamo fatti, dai. Mo uscirà qualche mega boss incredibile. Dove sono i morti? È esploso. Basta? Possiamo far saltare le cariche? Vai, 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 Paolino, vai, vai, vai. Set the charges. Charge number 2. Let's go back. Mettiamoci al riparo fuori dalla sala. Kaboom. Dicevo kaboom. Ah, ci dobbiamo mettere al riparo qua. Ok. E questa pure è fatta. Ce la facciamo. Wee-hoo! Prendiamo il nostro accampamento e riposiamo finalmente. Non è con questa modalità qua, devo dire che diventa più croccante il gioco. Niente male. Scorte ripristinate. Nice. Inquisitor, meet Lieutenant Wren, a veteran of the 5th Flight and one of the Legion's finest commanders. Someone paid her to say that. Ricompensa da Liliana, easy. Appreciate the help, Inquisitor. Bello guatto, stomo. Blighters had the run of these tunnels for days. Now they have a roadblock. For such a small group, your people have held up well. The quakes took a lot of us. Reinforcements will be slow to arrive. Andiamo bene, un'altra volta. Che sta succedendo? Oh no. Take cover! Anche le statue dei campioni stanno andando in full merda. Un disastro sta situazione. Che peccato comunque il... Se facessero un prequel e potessimo vedere le vie profonde nel periodo del loro grande splendore sarebbe fantastico, sarebbe stupendo, tutti i vari Taig. These quakes are not a natural disaster. They're deliberate. There's an intelligence. Ci sarà un Corypheus numero 2. If something is causing them, the strength required would be incredible. What could do that? Here we go. I found an ancient text during an expedition with Wren last year. At the time, it was just a curiosity. But now? The text describes giant creatures called titans living deep underground. They sing in the snow. I titani, i titani. When these quakes began, I believe we heard that rhythm. I believe a titan is causing all this destruction. Un titano. Beh, ci servono dei piani, non delle teorie. Andiamo dritti su questo. I don't care what's causing them. A man of action. Good. For all we know, that text you found was a bedtime story. Can't be sure until we find the source. The rhythm I sense in the quakes is emanating from somewhere far below. The stone will lead us there. And if it comes to a fight, that'll be our job.
There's a lift at the side passage nearby. Ready when you are. Usa il tavolo delle spedizioni per completare operazioni speciali dell'Inquisizione, denominate per l'appunto spedizioni. In questa zona delle vie profonde le spedizioni non compaiono sul tavolo di guerra di Skyhold. Figata. Figata. Allora io direi salviamo qui, che siamo arrivati a The Descent. E la prossima settimana vediamo se esplorarlo o meno. Magari proviamo a fare una missione e vediamo. Come al solito, se siete arrivati fino a qui, io vi ringrazio tantissimo. Quindi ci vediamo la prossima settimana con altro Inquisition, nello specifico col DLC The Descent. Vediamo com'è. E che dire, regà. Se seguite già il canale, io vi ringrazio tantissimo. Se non lo fate, valutate se è il caso. E ci vediamo la prossima settimana. Dare tutto. Bella pips e alla prossima. Ciao.